Presidente, è tutto pronto o quasi per questo grande appuntamento a Cuneo, il quadrangolare molto prestigioso in cui si potrà vedere il settebello campione del mondo. Come è stato possibile portare questo grande appuntamento qua a Cuneo? Ma noi ci eravamo candidati con la federazione per un evento di un certo livello sulla pallanuoto. Poi abbiamo incontrato Sandro Campagna per un paio di incontri dove abbiamo gettato le basi per la possibilità di questo sogno, per arrivare ad avere un evento qui. E lui doveva fare un quadrangolare di rifinitura in vista dei campionati europei, ha dato, diciamo, le indicazioni, ci siamo attivati e siamo qua. Sarà naturalmente un grande spettacolo perché ricordiamo l'Italia è campione del mondo e si preparerà in vista appunto degli europei, quindi insomma un appuntamento da non perdere per i cunesi. Sì, l'Italia è campione del mondo ed è la nazionale italiana che ha più palmarès tra quelle che partecipano ai giochi olimpici, quindi una nazionale di estremo spessore. Soprattutto Sandro Campagna è un CT, sia da giocatore che come allenatore ha vinto tutto e sta mietendo ancora successi, quindi è un grande spettacolo, sì. E lo stadio del nuoto di Cuneo si conferma una location scelta da molti addetti ai lavori e che può ospitare eventi di grande caratura. Sì, io devo dire che dal 2015, anno di inaugurazione dell'impianto cuneese, la federazione è stata sempre presente qui perché abbiamo portato due manifestazioni assolute di sincronizzato, una internazionale con la Coppa Europa e questo quadrangolare. E devo dire che qua troviamo la collaborazione e l'organizzazione di tutti, a cominciare dall'amministrazione comunale, dagli enti locali, alla gestione della piscina. È un impianto meraviglioso perché è veramente molto molto bello.